Bentornati in questo nuovo video della serie Storie di Formula 1. Prima di iniziare, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Come avete letto dal titolo, oggi vi racconto del mondiale di Formula 1 del 2008. Ai blocchi di partenza, il favorito era il campione del mondo in carica Kimi Raikkonen su Ferrari, che è l'anno appunto che è Kimi Raikkonen. Però allo stesso tempo c'erano altri piloti che potevano insidiare il finlandese. Basti pensare al suo compagno di squadra, il brasiliano Felipe Massa o Fernando Alonso, colui che nel 2005 e nel 2006 ha interrotto l'egemonia di Michael Schumacher, oppure lo stesso, il polacco Robert Kubica, e poi due giovani, un giovane tedesco, un certo Sebastian Vettel, e un giovane inglese, un Lewis Hamilton. E la stagione 2008 fu così combattuta che si dovette decidere tutto all'ultimo, si dovette decidere il mondiale all'ultimo Gran Premio, il Gran Premio del Brasile, per l'esattezza il Gran Premio di Interlagos, a Interlagos. 71 giri, 3 piloti, un solo campione del mondo. E i tre piloti che stavano combattendo per il titolo erano Kimi Raikkonen e Felipe Massa e Lewis Hamilton. Nel corso della stagione Kimi Raikkonen e Alonso si erano defilati, e quindi poi alla fine si è in realtà arrivati a decidere tutto all'ultimo all'ultimo appunto Gran Premio, e i due pretendenti erano appunto Felipe Massa e Lewis Hamilton. Massa, il weekend di Massa fu il weekend del padrone di casa Felipe Massa fu spettacolare, poiché appunto ottenne la pole il sabato e nella gara ottenne il punto addizionale che veniva dato al giro veloce. La questione però, il problema è, diciamo, questo mondiale è ricordato soprattutto per appunto quello che è successo in questo Gran Premio alla fine, appunto verso la fine, perché Felipe Massa, appunto partendo dalla pole, riuscì a mantenere il comando per 70 giri. L'impensabile accadde all'ultimo giro, poiché Lewis Hamilton incredibilmente aveva recuperato, su McLaren aveva recuperato tutto il distacco con il pilota della Ferrari Felipe Massa, e quindi si è arrivato a un ultimo giro in cui erano praticamente ruota a ruota, erano attaccati, quindi era. E quindi diciamo è stata molto combattuta. E alla fine un giovanissimo Lewis Hamilton tira fuori dal cilindro non il sorpasso della vita, e infatti all'ultimo giro Lewis Hamilton sorpassa Felipe Massa aggiudicandosi il titolo di campione del mondo, il titolo di campione del mondo. La classifica alla fine appunto deciderà che Hamilton vinse il mondiale con 98 punti e Felipe Massa con 90, secondo con 97 punti. L'unica gioia, diciamo, a togliere l'amaro in bocca a Felipe Massa ci ha pensato e alla Ferrari, perché comunque i ferraristi sognavano subito sognavano il titolo di subito un altro titolo dopo il titolo appunto vinto l'anno precedente con Kimi Raikkonen, e quindi tanto amore in bocca per i ferraristi, per la Ferrari, per lo stesso Felipe Massa. E l'unica, diciamo, tra virgolette, cosa positiva di quella stagione fu che la Ferrari vinse il campionato costruttori, e quindi da un lato ci stanno appunto le lacrime e l'amaro in bocca di Felipe Massa, dall'altro la gioia, per l'immensa gioia per Lewis Hamilton, che giovanissimo vinse il suo primo titolo mondiale, il primo di una lunga serie, perché poi noi conosciamo cosa ha fatto Lewis Hamilton. È l'unico che è riuscito a eguagliare il record di Michael Schumacher di 7 titoli mondiali, e questo è stato il primo. E quindi in realtà sappiamo adesso, in una situazione, diciamo, che sta versando la Mercedes, e lo stesso Lewis Hamilton, che è in piena crisi nera,
di risultati e quindi però ho deciso di parlare di questo episodio poiché molti credono, diciamo, nel destino, nel karma, che quando uno fa, diciamo, uno sgarro a un altro, poi prima o poi torna indietro. E diciamo che alla fine, tra virgolette, questo sgarro che ha fatto Hamilton a Massa, ovvero di vincere il titolo mondiale all'ultimo Gran Premio, all'ultimo giro, Hamilton l'ha subito per ben due volte, nel 2016 con Nico Rosberg, che vinse il titolo appunto all'ultimo Gran Premio, al Gran Premio di Abu Dhabi, e poi quello che è successo lo scorso anno, nel quale nel Gran Premio sempre di Abu Dhabi, Latifi si andò a muro e alla fine c'è stata la polemica Mercedes, la safety car che si erano sdoppiati, solo i piloti tra Verstappen e Hamilton. Hamilton sfortunato perché non aveva più il tempo per cambiare le gomme, quindi aveva delle gomme usate e invece Verstappen aveva le gomme più aggressive e all'ultimo giro Verstappen l'ha preso. Quindi in realtà è un po', tra virgolette, molti hanno visto delle similitudini con questo cioè con l'episodio Hamilton Massa e Hamilton Verstappen. Io ritengo che in realtà storicamente la Formula 1 si è quasi sempre, cioè la Formula 1 solo in certe stagioni non si è deciso all'ultima giornata, all'ultimo Gran Premio, perché molto spesso si è sempre deciso per quanto la stagione è avvincente, e che lo scopo della Formula 1 è essere avvincente, perché è un Gran Premio in cui ci sta il dominio di una scuderia, almeno che non è la scuderia che tu supporti, ti annoi, perché comunque cioè, vedi sempre che vince, per esempio, vince sempre la Red Bull. C'è stato il dominio della Red Bull per 4 anni. Basta Red Bull. Perché io, per esempio, supporto la Ferrari, però quando, per esempio, c'è stato il dominio di Schumacher, in realtà io ero piccolo, perché comunque si parla tra la fine degli anni 90 e gli anni 2000, quindi, cioè la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, e alla fine Schumacher ormai aveva, comunque, non era. Quindi, cioè, un conto è, per esempio, se tu mi dici che capi, per esempio, la stagione 2004, uno mi dice, ma la stagione 2004 ha dominato la Ferrari, sarà una stagione noiosa. Ma se la Ferrari in quell'anno aveva costruito una macchina che aveva vinto tutti i Gran Premi, che era finita sempre a podio, è anche questo, cioè la Formula 1 non è fatta solo di piloti bravi, ma soprattutto di vetture. E questo lo stiamo vedendo con il nuovo regolamento, perché per esempio, Lewis Hamilton è un 7 volte campione del mondo, quindi uno si aspetterebbe da Lewis Hamilton che andasse a punti. Perché comunque è un 7 volte campione del mondo, cioè è il minimo che va, cioè i punti, che Hamilton si procura i punti. Invece Hamilton dista ad oggi più 31 punti da Verstappen. Nel Gran Premio di Imola l'abbiamo visto che è stato doppiato da Verstappen, quindi è un Hamilton in crisi, perché è vero che il pilota fa tanto, se tu hai un pilota bravo ti porta punti, però se tu hai una vettura che non fa bene, una vettura che non è una vettura, ma anche la vettura fa tanto, perché l'abbiamo visto, per esempio la Ferrari del 2020 era veramente disastrosa, l'abbiamo visto. Cioè, il fatto della Formula 1 è fatta di stagioni in cui si decide tutto all'ultimo Gran Premio, stagioni in cui una scuderia ha costruito la vettura più forte che domina tutti i Gran Premi, è sempre prima o sempre seconda, e là non puoi dire nulla perché là è tanto il cappello della scuderia che ha costruito la vettura più forte, più veloce. Quindi è quella la questione. La Formula 1 è fatta di questo, quindi chi critica il fatto che nella Formula 1 ci sono state stagioni noiose, perché è ovvio, perché se avessimo visto ogni stagione duelli come
James Hunt, Niki Lauda, Verstappen, Hamilton. E nel senso, poi ci saremmo abituati a una cosa che non è, tra virgolette, duratura, perché purtroppo, barra per fortuna, capita un periodo in cui una scuderia domina su tutte le altre e a livello di costruttori vince. Perché la Mercedes dal 2014 fino all'anno scorso, anche se l'anno scorso ha perso il mondiale con Hamilton, ha perso il mondiale, per 8 anni di fila, la Mercedes ha dominato la classifica costruttori in Formula 1. Cioè, nel senso, quindi questa è la questione. Cioè, se ci sono una scuderia che costruisce le macchine migliori, ha i piloti migliori e vince, uno si deve stare zitto. Perché questa è la questione. Nel senso, non puoi lamentarti, che vuoi più spettacolarità. Perché la spettacolarità molto dipende dalla competitività data dalle vetture. Perché, per esempio, quest'anno, col nuovo regolamento, con le nuove gomme da 18 pollici e tutto quanto, stiamo vedendo delle stagioni comunque. Stiamo vedendo comunque dei gran premi combattuti. Però è anche vero che poi capita che ci sta il pilota che fa comunque l'errore, anche se ha una vettura migliore. Perché questa è la questione, perché. Quindi la questione è molto dipende vettura, pilota. Quindi in realtà la questione è questa. Quindi poi tornando, diciamo, all'episodio Massa Hamilton, in realtà Lewis, Massa poi ovviamente, diciamo, col passare del tempo, tra virgolette, questa ferita nei cuori dei ferraristi e in Massa si è cucita. Quindi comunque, cioè, lo sport è fatto anche di questo, di sconfitte all'ultima giornata, all'ultimo secondo nel calcio, il canestro all'ultimo secondo, appunto la vittoria del campionato del mondo all'ultimo Gran Premio. Quindi è questo, cioè, il bello dello sport è sia quando si vince sia quando si perde, quindi è questa la cosa. E detto questo, chiudo il video dicendo appunto che appunto domenica registrerò subito dopo il Gran Premio di Miami, che si terrà alle 21, appunto il video sul mio pensiero appunto sul Gran Premio che ci sarà appunto a Miami, e solo che ovviamente uscirà una cosa e l'altra, uscirà lunedì pomeriggio. Comunque vi terrò aggiornati su Instagram.